Sciarpe, cuffie, stivaletti, guanti e calzettoni sarà meglio tenerli a portata di mano per chi vorrà sfidare la nuova ondata di gelo giunta dalla Groenlandia sulla nostra penisola. Già da questo pomeriggio a Milano sono caduti i primi fiocchi di neve della stagione che subito hanno fatto scattare il piano coordinato dal comune con Protezione Civile e AMSA, l'azienda municipale dei servizi ambientali. Strategia analoga anche a Venezia, dove sono entrati in azione i mezzi spargisale e spalaneve, mentre per domani a Trieste i meteorologi prevedono raffiche di bora che sfioreranno i 120 km orari. A causa di un'abbondante nevicata, il traforo del Monte Bianco è stato chiuso al transito dei mezzi pesanti in viaggio tra Italia e Francia, scendendo poi per l'Appennino. L'allerta maltempo per neve, pioggia e forte vento interessa tutta la Toscana, dove i fenomeni sono previsti fino a mezzogiorno di domenica. Attila, come è stata chiamata la perturbazione, sferzerà l'Italia da nord a sud e per tutto il weekend dell'Immacolata, con precipitazioni intense e temperature in calo. Gli esperti hanno annunciato piogge temporali su Umbria, Abruzzo, Lazio e sui versanti tirrenici delle regioni meridionali, dove sono attese nevicate al di sopra degli 800 metri, poi da domani anche a quote più basse. La Protezione Civile raccomanda agli automobilisti massima prudenza nella guida, ma pure ai pedoni si consiglia di prestare grande attenzione ad eventuali formazioni di ghiaccio.